messo una bandiera politica, ma solo bandiere e arcobaleno nella centralissima piazza della Repubblica a Firenze. Una piazza gremita e colorata per protestare contro l'affossamento del decreto Zan e per chiedere il riconoscimento dei diritti fondamentali anche per omosessuali e transessuali. Non ci arrendiamo, questo Stato che ci discrimina, questo Senato che ci discrimina non ci rappresenta. Non ci fermeremo alle lotte di palazzo, ma siamo in piazza nei nostri corpi. Le destre, nella loro becera ignoranza e fonte di fatto di discriminazione, vogliono provare il colpaccio, che se riuscirà sarà una vera sconfitta per l'Italia intera, perché si va a eliminare tutti quei temi che a loro parere sono di discriminazione, ma in realtà è tutt'altro, si fa fuori una fetta molto vulnerabile della popolazione. Avere una legge permette anche semplicemente una conta di queste violenze che avvengono giornalmente. Il reato d'opinione è già stato fatto un ribasso alla Camera dei Deputati, oltretutto proprio da Italia Viva. Questa cosa ci stupisce che ancora sia argomento, perché la Costituzione già da sola sancisce e tutela le libertà di opinione. Non serve in un ordinamento inserirla nelle singole leggi tematiche. E le scene che abbiamo visto, quelle urla, quella festa che abbiamo visto in Senato, quando anziché allargare i diritti e soprattutto proteggere, dare uno strumento ulteriore alle persone che sono vittime di discriminazione e di violenza, si è esultato quando questo risultato non si è raggiunto. Io credo che quelle scene davvero non siano degne di un paese civile.